Il grandioso fregio, con il trionfo di Alessandro Magno a Babilonia, è uno dei massimi capolavori di Bertel Thorvaldsen. Lo scultore danese si era stabilito a Roma nel 1797 e si confrontava quotidianamente con i capolavori classici, rivaleggiando con Antonio Canova, attivo nella capitale nello stesso periodo. La prima versione del fregio fu commissionata a Thorvaldsen in vista dell'arrivo dell'imperatore Napoleone Bonaparte a Roma e nel giugno 1812 fu collocata nell'appartamento imperiale al Quirinale. Il fregio intende stabilire un nesso tra il pacifico ingresso di Napoleone nella seconda capitale dell'impero e il dominio illuminato del suo ideale predecessore, Alessandro Magno. L'impianto scenografico è influenzato dall'impatto storico che l'evento ebbe a quei tempi e dal clima generale di grandeur suscitato dalle fonti della tradizione classica greca e romana. L'opera, ispirata ai grandi capolavori della scultura classica, come i fregi del Partenone e la colonna Traiana, narra il trionfale ingresso di Alessandro Magno e del suo esercito nella città di Babilonia, conquistata dai Macedoni nell'autunno del 331 a.C. L'avvenimento è descritto nel quinto libro della Historia Alexandri Magni, di Quinto Curzio Rufo, storico romano dell'età imperiale. È interessante notare che la narrazione scolpita da Thorvaldsen ricalca fedelmente la descrizione di Rufo, strutturandosi come l'incontro di due diversi cortei. Quello dei babilonesi è guidato dall'allegoria della pace, raffigurata come una figura femminile alata che porta un ramoscello di ulivo e una cornucopia carica di frutti, simbolo della prosperità che solo la pace può garantire. Dietro di lei, il satrapo Mazzeo, scortato da due soldati, manda verso Alessandro i suoi figli in segno di fiducia. Alle sue spalle troviamo il popolo di Babilonia, che esce dalle mura per consegnare la città al vincitore, mentre le danzatrici spargono fiori. Dietro le donne, dal copricapo orientale, cammina un alto dignitario accompagnato da suonatori. Si tratta di Bagofane, tesoriere e comandante della fortezza di Babilonia, che ordina ai servitori di bruciare preziosi profumi orientali in onore del vincitore. Dall'altra parte, Alessandro Magno avanza su un carro guidato dalla Vittoria, seguito dal suo celebre destriero Bucefalo. Il grande condottiero è alla testa dell'esercito macedone, rappresentato dai suoi comandanti, seguiti dalla cavalleria, punto di forza dell'armata. Chiude il corteo un elefante carico delle armi dei vinti, mentre un prigioniero persiano cammina mestamente al suo fianco. Secondo la tradizione dei trionfi, l'esercito vincitore sfila mostrando i nemici sconfitti e il bottino di guerra. L'opera è considerata uno dei massimi capolavori dello scultore, celebrato come il campione del basso rilievo. La sua grande abilità compositiva si fonda sull'equilibrio tra la parte scolpita e quella astratta, che isola e sottolinea il rilievo. Ispirandosi all'epica solennità dei lunghi cortei classici, Thorvaldsen ha saputo ritmare l'enfasi dinamica inserendo digressioni più descrittive, come quelle con il popolo di Babilonia che osserva il corteo dall'alto delle mura, il pastore con il gregge di pecore, il pescatore, il barcaiolo che naviga sull'Eufrate. Scene intense ed evocative che restituiscono la varietà di registri stilistici utilizzati dallo scultore. Anche gli splendidi cavalli visti di profilo dimostrano il fascino per i marmi del Partenone, che Thorvaldsen aveva conosciuto attraverso disegni e stampe. Il fregio ebbe un tale successo che Thorvaldsen ricevette numerose commissioni per realizzare versioni in marmo, come quella del Palazzo Reale di Christiansborg in Danimarca e quella destinata al Pantheon di Parigi, ma poi rilevata da Giovanni Battista Sommariva per la sua villa sul lago di Como, oggi Villa Carlotta. Negli anni successivi, a partire dai modelli originali conservati nella bottega dello scultore e grazie al lavoro di allievi e collaboratori, furono realizzate altre repliche in gesso, attestando la fortuna del modello. Una di queste repliche è quella esposta ai Musei Civici di Pavia,
dove è giunta nel 1840, grazie alla signora Luigia Maiocchi, che l'aveva acquistata a Roma per la scuola di disegno e incisione di Pavia. In questo modo gli allievi della scuola potevano esercitarsi nel disegno grazie allo studio diretto dei gessi delle statue classiche e di quelle moderne di Thorvaldsen e Canova, campioni del neoclassicismo. Il fregio è oggi esposto nella Gipsoteca dei Musei Civici di Pavia, in un allestimento rinnovato nel 2015. Purtroppo nel tempo alcune lastre sono andate perdute, ma il fascino dell'opera rimane intatto.